Ciao Ben. Parliamo di una serie televisiva che è l'orgoglio delle produzioni italiane. Sto parlando di Romanzo Criminale. Quella vera, sì, questa un po' meno. La vera storia della mitica banda della Magliana. Anche oggi vi proponiamo un episodio a gratis. C'è Brianza? Nella puntata precedente, la banda della Magliana si è resa protagonista di una rapina al centro commerciale, finita a schifio a causa della troppa esuberanza del nuovo arrivato, Erbrianza. Intanto la banda è riunita a casa del Libano. Tra loro, il nuovo arrivato Erbrianza sta cercando inutilmente di guadagnarsi le simpatie del gruppo. Durante la riunione, il Secco, il Libano, il Gandhi e Erbrianza pianificano un attacco ai rivali della banda di Don Mimmo, una feroce gang di Napoli che rivendica una fetta del traffico di droga su Roma. Don Mimmo, occhio, eh! Ah, regà, se i napoletani mettono il naso negli affari nostri, aia, dovemo tanto intervenire. Sì, ma come cazzo famo? I napoletani sono tosti, di Don Mimmo ci hanno paura tutti. Sia i siciliani che i calabresi. Caspita. Ci vorrebbe il coglione che va lì e si fa sparare. Io so già che... Ma dove lo trovavo? Magari. Ecco. Ma chi sarà mai che il Don Mimmo chi? Mi sono in Brianza, con mica paura di napoletano. Dai, tranquillo. Anzi, bagai, se mi ciappi al Don Camillo che fu cagato. Capì, Gandola? Io non ci ho capito un cazzo. A Libano, te che dici? Io ho capito che il Brianza si può offrire volontario per andare dai napoletani. Famo io il segno della croce e mannamolo. Ecco, almeno ci volevamo dare i coglioni. A Brianza, la missione è tua. Erbrianza, a bordo di un'Alfa Romeo rubata, giunge davanti alla villa di Don Mimmo, il boss della camorra, nemico della banda della Magliana. La casa di Don Mimmo è circondata da telecamere e da guardie armate, ma questo non scoraggia Erbrianza. Sono il citofono. Villa di Don Mimmo, chi è che vuole morire oggi? Ciao, sono Erbrianza, sono venuto giù a parlare con Don Mimmo. E come regalo porta giù un piatto di brasacolo a pulenta. A noi, a pulenta, ci fa schifo. Vattene subito che Don Mimmo sta dormendo e mai nessuno è uscito vivo dopo aver svegliato a Don Mimmo. Ehi, Don Mimmo! No, Don Mimmo, no. Sveglia, sono Erbrianza! No! Sono venuto giù a parlare della divisione del traffico della droga qui a Roma. Dai, Don Mimmo, leva su che tu porta un piatto di brasacolo a pulenta. Ma non lo vuoi. Roma, ore 10 e 35 minuti. Erbrianza è stato colpito da 4 colpi di pistola alla schiena. I colpi sono partiti dalla finestra di Don Mimmo, che ha malgradito il fatto di venire svegliato senza l'orchestrina e i pagliacci. Erbrianza perde molto sangue. I suoi compari, Libano ed Ersecco, stanno decidendo il da farsi. A Libano, e mo che cazzo famo? Questo sta sanguinà. O famo fuori noi, o rischiamo a portarla all'ospedale. Ma sei co, siamo sotto Natale. Famo un'azione buona per una volta. Bravo, A Brianza, mi senti? Sì, Fidega, ti sento, Libano. Ecco, adesso noi ti portiamo all'ospedale. Bravo. Te scarichiamo davanti. Quando ti chiedono che ti sei fatto, devi dire che ti sei fatto male mentre giocavi a Monopoli con l'amici. Sì. Hai capito? Sì, ho capito. Come fa? Quando il dottore mi fa i domande, dice che sei ritra a giocare al Monopoli. Sì. Ospedale San Pippo Franco di Roma. Reparto sparati da pistola. Il medico di turno tenta inutilmente di carpire qualcosa al ferito, ma Erbrianza non si lascia fregare. Allora, signor Brambilla, ci dica come si è procurato questi proiettili. Dottor, se ritraggi al Monopoli su un bolla giù dalla cadrega. Ma è sicuro, signor Brambilla? Non è che per caso lei è uno della banda della Magliana? No, perché mio figlio vorrebbe un suo autografo. Ah, va bene. Se l'è per il suo bagaglio, allora che il dice. Sì, mi sono in Brianza e sono della banda della Magliana. Questa mattina mi ha sparato perché si era andato giù dal napoletano a parlare con il Don Mimmo. Senta, quanti anni è il gatto, bagai? Mio figlio ha 32 anni ed è commissario di polizia. No! Ora lo chiamo subito. No, Fidega! Si è fatto fregare. Roma, ore 11:40, ospedale San Pippo Franco. Erbrianza si è appena lanciato dalla finestra del quarto piano per evitare la cattura. Dopo aver percorso qualche chilometro a piedi e perdendo molto sangue, Erbrianza riesce a raggiungere il covo della banda della Magliana. Che è super. Erbrianza, ma che cazzo ci fai qui? Non mi dica che hai cantato. Purtroppo il dottore è maciulà. Mi ha domandato l'autografo per il suo bagaglio e mico di che sono della banda. Ma li mortacci tua. E mo con tutto sto sangue che stai perdendo, ci avevo tutta la polizia di Roma e i carcagni. Vabbè ragazzi, oggi venite su da me. Almeno se arrivano gli agenti non trovano niente. Grazie Angelica.
tu sì che sei un'amica. Ehi, Angelica, te sei anche un bel tot de figa. Lei non capisci, fa anche un ciulino. Ma stai zitto, milanese del merda, e mettere subito i fornelli, che il gruppo c'ha fame. Dopo essersi rifugiati nell'appartamento di Angelica, i componenti del gruppo decidono di prendere seri provvedimenti nei confronti di Erbrianza. Mentre attende il verdetto, Erbrianza, su ordine del Libano, si mette ai fornelli per sfamare la banda. Erbrianza, infatti, prima di entrare nella banda, faceva il cuoco in un ristorante a Pavia. E anche questa volta tenterà di presentare ai compagni uno dei suoi pezzi forti. È sempre quello, eh? Ehi, secco, te che minga un po' di Luganica, no? Prepari un bel risotto con i funghi alla Luganica. Ma che cazzo è sta Luganica? Non lo sappiamo neanche noi. Però telefono a qualcuno dalla banda e vedi se ce l'hanno. Sì, pronto, sono Erbrianza. La messa d'indua che per di trovare un po' di Luganica che vuole fare risotto. No, niente risotto, qui non facciamo risotti. Ma dove che per di andare a comprare un po' di Luganica? Non lo so. Ma di... celleria forse? Ma dite telefonare a Roma che mi dicendo che sei tu la Luganica. No, non c'è bene la Luganica, ma lì c'è Cavite, fammi capire. Vuole trovare la Luganica, vuole fare risotto con la Luganica, i funghi. Hai sbagliato, no, non c'è per... nessuna Luganica. Ma vada via il chilo, va. Ma vada via il chilo, bravo. Riuscirà Erbrianza a cucinare un piatto di risotto con la Luganega per difficile. I membri del gruppo e conquistarsi una difficile riconferma come componente della banda della Magliana? Lo saprete nel prossimo episodio di Romanzo Criminale, dal titolo Estrazione a sorte per decidere chi deve sparare al Brianza. Ciao belli.